Alleluia, alleluia, il Signore è risorto. Il risorto è in mezzo a noi che ci consola, ci porta la gioia. E noi non ci dobbiamo mai stancare di alzare le mani al Signore, di implorarlo per darci la pace, per liberarci da pensieri, da ossessioni, da agitazioni, da ansie, dalla paura che ci stanno inculcando. Ecco, noi non dobbiamo avere paura, perché la paura indebolisce la fede. Bisogna fare discernimento, bisogna fare attenzione. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo essere prudenti, attenerci alle disposizioni del sindaco, se prima il sindaco, per quanto riguarda la chiesa e tutto il resto, al vescovo locale. Dobbiamo innanzitutto essere testimoni del Vangelo con la verità e non prestare il fianco alla menzogna, a coloro che ci vogliono manipolare, perché incontrare Cristo significa la libertà, liberi nello Spirito di Dio. Molti mi chiedono: Ada, ma come faccio io a discernere, a comprendere se quello che sto facendo è nella volontà di Dio o se è giusto? E se quello veramente che io sento nel cuore è semplice? Adesso vi dico come discernere. Quando siete invitati, per esempio, a pregare, no? O andare in un luogo o fare qualcosa per Dio e voi fate una promessa. Se questa promessa vi crea un enorme disagio e sofferenza, vi toglie la pace, la gioia, non è volontà di Dio. È semplice, perché quando una persona, per esempio in una parrocchia, ci sono delle persone che fanno una promessa, no? Per esempio di fare il catechismo, come vi porto questo esempio, come catechista durante l'anno. Bene, quella catechista durante l'anno ha fatto una promessa al sacerdote, al parroco, quindi deve cercare di liberarsi dei suoi impegni e non deve porsi il problema se questa cosa gli crea ansia, disperazione, eccetera, eccetera. È chiaro che qualsiasi problema che incontra con i ragazzi deve parlare col sacerdote. Invece, per quanto riguarda quelli come noi, metto anche me in mezzo, io non ho nessuna corsia, sono come tutti voi. Abbiamo un compito nella vita, no? Siamo stati chiamati come? Noi lo sentiamo nel cuore. Quando il Signore ci fa la grazia o la Madonna ci chiama, ci dà un compito, che sia piccolo, che sia grande, il Signore dà la croce in base a uno quello che può sopportare, che può essere una croce di gioia, come può essere una croce di sofferenza. Non è solo gioia, sono anche spine, e queste spine bisogna imparare ad accettarle. Quindi io che sento nel cuore e credo a quello che mi dice la Madonna, il Signore, perché in cambio mi ha redenta, mi ha dato la grazia, ma soprattutto mi ha reso libera, libera. E questa libertà è lo Spirito Santo di Dio che te la dà. Va bene? Ecco, adesso Elvira ha risposto: eccomi, questa è la libertà che dà il Signore. Va bene, per dire: ecco, sento questa chiamata, sono riuscita a liberarmi dai miei impegni. Io adesso voglio andare, che ne so, quella parrocchia perché Don Mario mi ha invitato alla Santa Messa o al catechismo. Io vado con gioia, sono nella libertà. Oppure ho preso questo impegno, ho creato un cenacolo di preghiera e non vedo l'ora che arrivi quell'ora per pregare, ecco, con le mie sorelle, i miei fratelli. Questa è la libertà dello Spirito Santo che dà di Dio ai suoi discepoli. Capite? Così si fa discernimento. Dalla gioia che uno prova nel cuore a far parte di un gruppo di preghiera. Ecco, gruppo, la parola gruppo, dobbiamo cercare e imparare di evitare di usare questa parola, perché i gruppi generalmente sono chiusi, o fai come dico io o esci fuori. No,
È chiaro che in ogni cenacolo di preghiera ci sono delle regole, no? Se questo è un cenacolo di preghiera per pregare la coroncina, le sante piaghe, ma anche per fare una breve testimonianza in base a quello che il Signore mi ha insegnato con la Madonna, io lo metto a vostra disposizione, perché non lo dice a me, lo dice a tutti. Ecco, quindi preghiamo nella libertà del Signore. E quando vedete una persona che china su se stessa, è triste, dice di fare la volontà di Dio, no, non sta facendo la volontà di Dio, sta facendo la volontà sicuramente di qualche persona che lo sta manipolando. Capite bene cosa voglio dire? Quindi, evviva il Signore, evviva la sua parola, perché lui dice: chi confida in me, io sono in Lui, col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e lo rendo libero. Tutti i figli di Dio sono liberi. Lode e gloria al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. È benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. Il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare vivi e morti. Io credo nello Spirito La Santo, Santa Chiesa Cattolica. con la comunione dei santi. La rimissione dei peccati. Credo nella risurrezione della carne. La vita eterna. Amen. Eterno Lode. Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, Per la sua dolorosa passione. abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo per intero. la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi del mondo per intero. la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo per intero. la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo per intero. la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo per la intero. sua dolorosa passione,
Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Amen. Adesso preghiamo la coroncina delle sante piaghe, dettate da Gesù il giorno di Venerdì Santo, perché ha detto: figli miei, tanto voglio donarvi, adesso più che mai avete bisogno di implorare il Padre mio e adorare le sante piaghe per essere liberati dal male che vi attanaglia.
Molti sono malati nello spirito, legati a catene e malefici e alle cose del mondo. Molti di voi vivono di solo idoli. Pregate, supplicate il Padre Onnipotente che vi liberi e vi guarisca da ogni male. Amen, mio Signore. Per le tue sante piaghe ti prego, guariscici. Padre Onnipotente, discendi su di noi con la tua potenza, per mezzo delle sante piaghe di tuo Figlio Gesù. Liberaci da ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. Sante piaghe di Gesù, guariscici, liberaci da ogni male. O Padre onnipotente, discendi su di noi con la tua potenza, per mezzo delle sante piaghe di tuo Figlio Gesù. Liberaci da ogni male. Preghiamo. O Signore Gesù, per mezzo delle tue sante piaghe, concede a noi tuoi figli la guarigione della salute, dell'anima e del corpo. Per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle angustie della vita presente e guidaci nella gioia della tua resurrezione nella vita eterna. Per contemplare il tuo volto santo, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Si termina con la lettura del Vangelo per soffrire dell'indulgenza plenaria. O il Vangelo del giorno, o un passo della parola di Dio che più vi sentite nel cuore. Che Dio vi benedica. Vi aspetto domani. Domani è un giorno importante. Oltre a essere venerdì, per me ogni venerdì è santo. Ogni venerdì è santissimo. Domani preghiamo le orazioni delle sante piaghe di Gesù come lui desidera, e poi il Santo Rosario alla Madonna del garage. E non è ironia e nemmeno è uno scherzo, è vero, è lei che ha voluto essere chiamata così. È la Madonna praticamente che viene accantonata, no? In qualche modo, da tante persone che in realtà fingono di essere devoti alla Madonna, no? Magari davanti agli altri, nei luoghi dove si è visti, no? Fanno vedere che sono devoti alla Madonna. Ecco, questo alla Madonna fa tanto soffrire. C'è tanta sofferenza dietro quella statua che c'è giù nel garage. Domani vi attendo e preghiamo. Preghiamo per le sue intenzioni, per riscaldare quel cuore che dice che è freddo. È freddo a causa degli increduli, a causa di quelli che hanno il cuore duro. Ecco, quelli che sono fermi nel proprio orgoglio, nella propria durezza del cuore. Preghiamo che questo cuore Dio lo trasformi in carne, come ha trasformato il mio. Anche il mio era di pietra e adesso è tutto di Gesù. Quindi offriamo il nostro cuore a Gesù e alla Madonna. Che Dio vi benedica.
e ringraziamo il sacerdote che ci ha mandato la sua benedizione. Non dimenticate che lui è con noi, anche se da lontano, ma ci manda la sua benedizione.